Buongiorno cavallo. Come dice Giuseppe, cavallazzo. Dai, dai, sono contento. No, la cosa che mi piace di più, no? È quando mi hai detto ci siamo divertiti. Cioè, capito? Non è dire mi sono divertito, no, ci siamo divertiti. E questa è una bella cosa, eh? E va bene, dai. Senti. Oggi ovviamente è sempre quella terapia. Fa freschetto, fa. Oggi pomeriggio devo giocare l'altra non la gioca. E devo andare a questa partita. Vabbè, Giuseppe non c'è. Ci vado da solo. Poi se c'è qualcuno che vuol venire, ma vediamo, c'è un mio amico di scuola che quando era domenica veniva a trovarmi, cioè di tanto in tanto via. Se dovesse venire stamattina, gli dico vieni alla partita, e se no me ne vado da solo. Sì, ti copri, berrettino, sciarpettina. Metti la tuta, la giacca della tuta da sotto e stai bene. E vabbè. Niente, allora quindi stamattina facciamo un altro. Andiamo avanti con questa immissione di questa medicina che ci porterà alla conquista delle nostre benedette piastrine. Vabbè, cuore, andiamo avanti così, dai. Mo, speriamo solo che facciamo presto così tu possa finalmente uscire e di invitare la tua, non so come definirla al momento, la cosa che sì, lo so, tu mi hai detto l'altra volta è buona, no? Però io l'importante è che sia una brava persona, una brava donna, insomma, questo voglio dire, la frequentazione ci può pure stare, ma devi essere ovviamente convinto tu, deve piacere a te, ovviamente, come è giusto che sia. E poi tanto sicuramente frequentandola, stando in contatto, vivendola, capisci comunque com'è quella la persona che hai a fianco, insomma. E non lo so, vedi tu, cuore, non come te la senti tu, insomma. Di certo, voglio dire, è una fortuna perché comunque è un'infermiera, no? Quindi alla fine abbiamo sempre una persona presente in qualsiasi momento per qualsiasi tipologia di evenienza. Ma a prescindere questo, voglio dire, se ti piace come persona, frequentala, frequentala. Va bene. Poi, ovviamente, non vedo l'ora anch'io di conoscerla. Speriamo quanto prima. E niente, andiamo avanti così. Ma boh. Beh, non me ne vado in ufficio. Sì, o così cazzeggio, niente di che. No, dopo più tardi viene la mente. Sì, mangiamo qui a casa della nonna. E poi oggi pomeriggio vado alla partita. No, stasera non credo di uscire, a meno che Nanto non vuole farsi una passeggiata. Ci facciamo una passeggiata. Ma boh, Giuseppe ieri ha perso la partita. Sì, sta un po'. Come si dice? No, vabbè, se l'è preso per il fatto che ha fatto una mezza papera, capito? E quindi stava un po' così ieri, però gli ho detto, non è che fatto una mezza papera significa che non devi stare più in porto, ho detto, è normale che può capitare, insomma, però ho detto, hai fatto anche delle belle parate. Vabbè, va bene, dai, comunque, due partite vinte e una persa, andiamo avanti. Ciao, cuore mio, ciao, ci sentiamo dopo. Un bacio, un cuore, un abbraccio.